Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale di Spetsnaz. Oggi siamo tornati qui con le tre uscite mensili per continuare a costruire il Panzer 5, più conosciuto come il Panther. Carro armato medio tedesco della Seconda Guerra Mondiale, riconosciuto dagli storici come uno dei migliori carri armati della Seconda Guerra Mondiale in quanto buona corazzatura, buon armamento e buona manovrabilità. Oggi andiamo a vedere le uscite 25, 26 e 27. Prima cosa, con il calendario che oramai è parte del canale, in poche parole, le tre uscite risalgono al mese di aprile, come potete vedere. Lo so che oggi è il 29 maggio, quindi almeno apprezzare il video che è fresco di giornata, ma praticamente le tre uscite sono arrivate ieri e perciò appunto non ci posso fare niente io se mi sono arrivate tardi. Ripeto, non sono io che faccio appunto le uscite, non sono io che appunto produco i pezzi, magari perché sennò a quest'ora l'avrei già finito da un bel po', però bisogna avere tanta e sacrosanta pazienza. Per chi è nuovo, come sempre, sono le uscite qua con tutte le loro rispettive date, che come vedete ce ne sono veramente tante, e in questo caso l'ultima corrisponde al 17 aprile del 2021, perciò ancora 2 anni. Ragazzi, tanta tanta pazienza. Detto ciò, ecco i pezzi che si sono aggiunti alla nostra costruzione. Ovviamente non ho portato lo scafo e la torretta perché sinceramente in questo momento non c'entrano minimamente nulla con la costruzione del carro. Lo so che sono pezzi del carro armato, ma non vanno ad attaccarsi fuori dal carro, perciò li ho lasciati in un'altra parte. Con l'uscita numero 25 praticamente si ha il blocco e soprattutto diciamo un pezzo che, come vedete, non è ancora avvitato, se non questo qui che serve praticamente a collegare la trasmissione con il motore. Questo appunto è un blocco per quanto riguarda le due testate, ossia che le tiene unite. Vabbè, adesso non l'ho ancora attaccato bene, ma si tratta semplicemente di incastrare. Quindi molto semplice. Infatti, quando ho visto questa uscita dicevo: ma mi prendono un po' per il, scusate se lo dico, per i fondelli, perché appunto un'uscita con tre pezzi in croce, ma vabbè, è così, hanno fatto loro le uscite. Poi con la numero 26 praticamente si ha il blocco del motore di destra collegato alla testata di destra che vi avevo già portato nei precedenti video. Mi sembra uscita o 23 o 24, adesso non mi ricordo bene. Praticamente si è costruito tutto questo, si ha l'alimentatore per appunto lo starter per il motore, l'alimentatore ad inerzia e qui c'è il serbatoio dell'olio. Niente di più e niente di meno da farvi notare appunto come si presenta. Ovviamente quello che sto tenendo adesso con le dita è in ferro, mentre il resto è tutto in plastica. Comunque molto ben fatto. E per il resto si passa poi alla numero 27, che qui si parla ancora di questo blocco che tiene le due testate del motore e entrambi i blocchi del motore nella parte posteriore, poi la pompa dell'acqua per il raffreddamento del motore o del radiatore, e poi tutto questo che è il meccanismo di alimentazione, ossia che porta il carburante al motore, tutto qui. E questi due piccoli cilindri qua praticamente saranno poi l'alloggiamento per, se non sbaglio, o le ventole, o adesso non so bene di preciso, perché ovviamente non avendo mai visto questo carro in prima persona e giustamente mai non l'ho mai usato in vita mia, non so bene, se no ve l'avrei già detto. Con l'uscita numero 28, adesso ve lo faccio vedere, scusate se adesso si vede un po' sfocato, si andrà ad avere il magnete, base del magnete dell'ingranaggio della ventola, quindi ci ho più o meno azzeccato, l'ingranaggio della ventola, l'albero di trasmissione della ventola e il pezzo di congiunzione. Niente di più, niente di meno. Adesso non sono molto bravo in meccanica perché non ho mai avuto a che fare, non sono un meccanico, magari. Però appena avrò l'occasione di leggere tutto un po', ve lo spiegherò in maniera molto più semplificata. E questo quindi è tutto ciò che ci sarà con l'uscita numero 28. Spero che appunto nell'uscita numero 29 e 30 non ci siano tre pezzi in croce come per l'uscita 25, perché sinceramente trovo un po' una presa in giro perché si paga, diciamo, parecchio e poi dopo appunto per quasi, lo dico senza problemi, 11 euro e mi arrivano tre pezzi in croce, sinceramente mi girano non dico che cosa, perché cerco di tenermi
diciamo, più tranquillo possibile, non voglio dire certe parole. Tutto qua. Quindi ricapitolo. Uscita numero 25, che a me ha lasciato parecchio desiderare. Uscita 26 e uscita 27. Con la 28 si avranno questi pezzi. Ragazzi, lo so che il video è corto, però non ci posso fare assolutamente nulla. Piuttosto vi chiedo, preferite a sto punto, se con le prossime uscite, che sono poco e niente, aspettare il mese, non questo qua che viene, ma ancora il prossimo, così sia, vabbè, se uscite, ma almeno sia qualcosa in più, o preferite continuare tre uscite, tre uscite, tre uscite? Decidete voi, fatelo sapere per favore nei commenti, perché come sempre ho detto, mi baso molto sui commenti. E siete voi appunto che siete l'anima del canale, perché appunto, come ho già detto, io porto quello che piace a voi, non porto cose che non interessa niente a nessuno. Tutto qua. Perciò fate sapere nei commenti se preferite aspettare le prossime tre uscite o le prossime sei, o se a sto punto volete continuare appunto a vedere sempre solo tre uscite, tre uscite, tre uscite. E voilà. Fate sapere nei commenti e voilà. Ultima cosa, ve lo dico già. E questo è un annuncio per quanto riguarda sabato e domenica, questo che viene a Boves. Vi lascerò poi appunto le indicazioni per chi fosse interessato. Ci sarà una Lego Fest dove io parteciperò e che tra l'altro a breve praticamente uscirà il video per quanto riguarda la Lego Fest che ho fatto a Busca, dove ho filmato tutto ciò che gli altri hanno portato. Tutto qui. Per cui chi fosse interessato, sabato e domenica a Boves. In questi giorni vi lascerò poi appunto le indicazioni per chi fosse interessato, ci possiamo trovare. Tutto qua. Quindi da Spetsnaz e dai suoi pezzi del motore del Panther è tutto. Vi ringrazio per la visione e ci becchiamo nel prossimo video. Ciao!